In Gran Bretagna, un quarto della popolazione adulta è così ossessionato dall'ordine e dalla pulizia che passa oltre 4 anni della propria vita a fare i lavori di casa. E si sente costretto ad attenersi a rigidi rituali e tabelle di marcia. Non metterei mai nulla su quella mensola. Niente gingilli. Riesco a dormire solo dopo aver stirato le lenzuola e tolto tutte le grinze. Potrei leccare il bordo. Ecco fatto. Ma per la maggior parte di noi, tenere la casa pulita e in ordine non è una priorità. Oh. Il 70% degli inglesi afferma di essere troppo impegnato per tenere pulita la propria casa. Non penso che sia polvere quella sul letto, penso sia forfora. Alcuni ammettono di lavare i pavimenti soltanto una volta all'anno. Credo che morirò sepolto da tutta la mia erbaccia. Riusciranno i nostri malati di pulito a cambiare le abitudini di una nazione? Hip hip, urrà! Vuole tenere la padella? No, questo è per accendere la luce. Tutto questo ti fa ridere? È in queste condizioni da circa 3 anni. O sarà davvero troppo? No, no, io lì non ci entro. Per le persone il cui bisogno di perfezione è... 1, 2, 3, 4. È diventato un'ossessione. Sembrano essere capelli umani. Perché non butti questa roba? Non fai che trattarmi da imbecille e ora ne ho le scatole piene. A casa mia papà fa tutte le pulizie da solo. È il mio spazzolino gigante. Lo uso per pulire il cortile ogni giorno. Pulisco il gabinetto ogni volta che lo uso. Arrivo a fare questa operazione anche 5 volte al giorno. Spolvero il battiscopa ogni giorno con delle salviette. C'è un po' di sporco qui. Vuol dire che non pulisco abbastanza. Il 46enne Andy è sposato, ha un figlio e vive nel Surrey. Passa più di 20 ore a settimana a rendere immacolata la sua casa con 4 camere. Non ha un disturbo ossessivo compulsivo, ma arriva a pulire la sua cucina anche 6 volte al giorno. Pulisco il forno a microonde dopo ogni uso. Prendo un panno, lo passo qui intorno ed è pronto per essere usato. Amo pulire, lo faccio ogni giorno per 3 ore. Mi piace rendere gli ambienti sterili e scintillanti. Quando mia moglie o mio figlio fanno un rumore di là, io drizzo le orecchie e penso, oddio, stanno mettendo tutto in disordine, devo andare a mettere a posto. Ciao, Barney. Ciao, papà. Puliamo i pupazzetti? No. Forza. Va bene. Lo spazzolino. Papà, il supereroe. Il supereroe, sì. Se non faccio le pulizie, papà non mi dà la paghetta della settimana. I miei rituali di pulizia sono sempre più ossessivi, forse perché mi piace tanto pulire. Spazzola in ogni scalanatura. Andy ha deciso di passare 4 giorni lontano da casa ad aiutare un completo estraneo per comprendere meglio le sue fissazioni. Il fatto di aiutare uno sconosciuto a pulire la sua casa potrebbe farmi riflettere e dire: c'è davvero bisogno di fare quello che fai? Non ti pare che sia il caso di darti una calmata con queste manie? Io spero di cambiare. Ciao. Ciao, fai il bravo. Sì. Ci vediamo. Va bene. Ciao. Ciao, papà. Ciao. Trovo che questa stanza sia davvero singolare. Non ho mai visto una stanza del genere nelle altre case. Ailey ha 51 anni, vive a Londra e non pulisce a fondo il suo appartamento da quasi 10 anni. Non riesco ad arrivare con l'aspirapolvere sotto il letto perché poggia su pile di libri e non pulisco lì sotto da una vita. Oramai ho smesso di lavare il bagno e il gabinetto. Ho la fobia dei germi. Io la mano lì dentro non ce la infilo. Lascio le stoviglie sporche in cucina finché non mi servono di nuovo. Come questa padella. Sarà qui da tipo 4 settimane. Non mi dà molto fastidio vederla lì. Questo è il primo microonde di mia madre e mio padre. Lo uso davvero molto spesso, ma non lo pulisco mai. 8 anni fa, dopo un incidente, Ailey non è più stata in grado di mettere in ordine il suo appartamento. Appena mi piego, sollevo un peso o faccio un movimento qualsiasi, la schiena mi fa molto male. Con l'incidente ho preso una botta qui dietro, mi sono rotta il collo e ho subito danni anche alla spina dorsale. Ho un bisogno disperato di aiuto. Non posso fare tutte le pulizie da sola e mi vergogno di come vivo. Neanche i miei vengono qui a trovarmi.
Ciao. Buongiorno. Ciao. Sei venuto per pulire? Sono venuto per aiutare te a pulire. Piacere, Andy. Molto piacere, io sono Ailey. Ciao, Ailey. Prego, entra. Ti ringrazio. Sei attrezzato? Ho portato qualcosa, sì. Molto bene. Questo è il soggiorno. Ok, vediamo. Prego. Quando è l'ultima volta che hai pulito qualcosa? C'è da pulire, eh? Questo è il mio boudoir. Ok. Il letto poggia su alcune pile di libri perché una parte della struttura ha ceduto. Ailey, quanto spesso cambi le lenzuola al tuo letto? Non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. Forse almeno 3 mesi fa. Caspita. Vieni, questa qui è la mia cucina. Beh, ok. Scusa, come fai a cucinare? Io non cucino. Da quanto tempo non pulisci il tuo forno a microonde? L'ultima volta l'avrò fatto nella vecchia casa. Non lo pulisco da quando sono qui, quindi da 16 anni. Ma ti sarai accorta della sporcizia che c'è qui? So che è sporco, ma non lo guardo. È una porcheria. Sono viva. Per poco. Non ho mai avuto un'intossicazione. Questo è il mio bagno. Quando l'hai pulito l'ultima volta? Beh, anni fa, forse. Quanti anni fa? 5. 5 anni? Ti dispiace se sposto questo? Santo cielo, non immaginavo che ci non fosse tanta schifezza lì sotto. Bene, ok. È un vero obbrobrio. È veramente sporco. Ma certo, lo vedo. È così disgustoso. Sembra un bagno pubblico. Quello che mi ha sconvolto di più è stato il gabinetto. È nauseante il fatto che lei non se ne fosse resa conto. È ancora peggio. Andy avrà solo 4 giorni per riordinare la casa di Ailey e vuole spiegarle subito come pulisce la sua. Io mi do delle regole molto precise per fare i lavori di casa. Pulisco il forno a microonde dopo ogni utilizzo. Ogni volta che lo usi? Ogni volta, esatto. Ho un bagno al piano di sopra e uno al piano di sotto. Anche quelli, dopo ogni utilizzo, li pulisco. Pulisci appena qualcuno li usa? Ogni volta che li usano, sì. Appena escono dal bagno, io pulisco. Quindi sono sempre immacolati? Sì, più o meno, direi. Bello. Di sì. Anche a me piacerebbe pulire così tanto, ma non ho voglia di passare una vita intera a farlo. Certo. Tutto questo non ha senso per me. Le cose si puliscono quando sono sporche, ma se non gli dai il tempo di sporcarsi, perché pulirle? La 34enne paesaggista Charlie passa 2 ore al giorno a prendersi cura della sua casa minimalista. Non soffre di disturbi ossessivo-compulsivi, ma ha una fissazione per i pavimenti puliti. Ho un problema con la moquette. È sempre così sporca. Quindi vernicio il pavimento 1 o 2 volte al giorno. Si fa molto prima che pulire la moquette. Charlie vive in un appartamento con 2 camere nell'East Sussex insieme alla figlia di 3 anni. Io non tollero gli accumuli di roba in casa. Mi danno una sensazione di caos. Quando vivi in un ambiente ordinato, riesci a sentirti più stabile e calma. Prepari il tè? La sua amica Nicole ha imparato a lasciare tutto pulito. Charlie è una vera rompiscatole. Non Grazie. Vuole roba in giro, io non posso neanche poggiare la borsa sul divano. Credo che ultimamente stia peggiorando, si sta facendo vecchia. Charlie passa l'aspirapolvere ogni giorno in tutta la sua casa e rassetta quelle degli amici quando va a trovarli. Trovo grande soddisfazione nel dare ordine alle situazioni caotiche. Charlie passerà 4 giorni a riorganizzare la casa di uno sconosciuto. Vorrei aiutare qualcuno a creare un ambiente più armonico, ordinato e accogliente in cui poter essere felice. In cambio di questo vorrei solamente sentire l'orgoglio di aver reso una casa molto più bella. Guardate che cosa ha la mamma per voi! Ecco la pappa! Gnam gnam gnam! Antoinette è un'imprenditrice in pensione di 69 anni. Vive in una casa con 4 camere, 3 piccoli terrier e montagne di cerpame. 2 anni fa, dopo un'alluvione, Antoinette è stata costretta a impacchettare molte delle sue cose. Credo di avere ancora da sistemare un totale di scatoloni che si aggira tra i 30 e i 50. Lì non riesco più a entrare. Oltre all'evidente problema di spazio, Antoinette ha una vera passione per lo shopping. Ammetto di avere un debole per i libri. In più, possiedo una montagna di vestiti.
e più lenzuola di quante me ne servano. Non riesco a trovare le cose, quindi ne compro di nuove. Ma la sua mania per gli acquisti è cresciuta oltre ogni limite. Posso dire con certezza di essere diventata un'accumulatrice. Mi piacerebbe tanto vivere in una casa che si possa considerare più minimalista di quella in cui abito ora. La tua casa sarebbe graziosa se fosse riorganizzata un pochino. Evelyn, stai dicendo che sono disordinata? Sì. Non sono immondizia le cose che accumula. È tutta roba di alta qualità, ma ne ha molta più di quanta non ne avrebbe bisogno e ormai non sa più dove sistemarla. Antoinette vive in questo stato da quando suo marito è morto 3 anni fa. Lui e Tony, il mio defunto marito, non sarebbe contento se vedesse le condizioni della casa. Ho bisogno di aiuto perché io non voglio vivere gli anni che mi restano così. Buongiorno. Ciao. Io sono Charlie. Benvenuta. Prego, entra. Grazie. Attenta, è meglio camminare di lato lungo il corridoio. Ok. Charlie avrà solamente 4 giorni per sgombrare la montagna di vestiti e cianfrusaglie accumulata da Antoinette. Ecco ciò che rimane della sala da pranzo. Non farti spaventare, alcuni scatoloni sono vuoti. Charlie, questa qui è la mia camera da letto. Ok. Vedo tanta roba ovunque. Una montagna di cose. Ho tutti gli armadi pieni, purtroppo. A me questa non sembra una camera dove ci si può rilassare. Avrei voglia di spegnere la luce per non vedere. Ti consiglio di reggerti forte qui mentre passi. Ecco. Questo è uno dei miei bagni, quello con la vasca. Utilizzi mai questo bagno? No, al momento non lo usa nessuno. Charlie, per favore, apri la porta ed entra. Va bene. È un'altra camera. Devo camminarci su. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di quanti piumoni può aver bisogno un essere umano? È tutta roba in eccesso. Sono semplicemente cumuli di cose che non vengono mai usate e questo provoca quasi una specie di disabilità. Ci sono davvero troppe cose. Verso la fine del giro ero estremamente imbarazzata. Il fatto che una sconosciuta abbia visto cosa nascondo da un anno è umiliante. Sono anziana e dovrei sapere come evitare di vivere in queste condizioni. Il problema più grande qui è che non c'è spazio. È come un magazzino, non è una casa. Vieni, Charlie, mettiamoci a sedere così ci riposiamo. Con molto piacere, grazie. Dopo un lungo percorso a ostacoli, Charlie decide di mostrare ad Antoinette quanto è minimalista la sua casa. Ti faccio vedere. Questa è la mia cucina. Quando torno a casa dal lavoro, trascorro circa 2 ore a mettere tutto in ordine e poi ho anche tolto tutta la moquette e verniciato i pavimenti. Caspita! Già, possiedo una quantità limitata di oggetti, ma le poche cose che ho hanno un significato profondo per me e le apprezzo di più per questo motivo. Capisco. Hai detto che passi 2 ore al giorno a fare le pulizie. Ha un aspetto così essenziale che, beh, non lo so, forse ci dedichi un po' troppo tempo. È casa mia e voglio che sia accogliente. Deve essere un posto in cui sentirsi a proprio agio, sia per me che per la mia famiglia. A Londra è arrivato il primo giorno di pulizie. Ogni sera Andy passa 3 ore a mettere in ordine la sua casa e adesso vuole occuparsi di quella di Hayley, che non è più stata pulita a fondo dopo l'incidente di 8 anni fa. Non riesco a capire come faccia a non rendersi conto dello stato in cui vive. Io mi sentirei sporco, non mi sentirei a mio agio. In soli 4 giorni, Andy spera di pulire e mettere a posto ben 4 stanze. La cucina, il soggiorno, la camera da letto e il bagno. Ha anche noleggiato un cassonetto su cui nutre grandi speranze. Quando tornerai sarà pieno fino all'orlo.
così. Sì, anzi, fino al cielo. Certo. D'accordo, Ailey, iniziamo dalla cucina. Come prima cosa, vanno sgombrate le superfici. Questo funziona? Sì. Questi vasi sono molto carini, hanno una luce all'interno. Ho capito, ma li usi? Sì, certo. No, buttala. Ottimo. Questa... Fai spesso i dolci? Sì, come no. Qui abbiamo... forse un topo, o peggio. Accidenti. Sono escrementi. Da quanto tempo pensi che si trovino lì sotto? Un anno e mezzo. Sono sempre in giro a fare compere, me ne sono dimenticata. Vuoi sapere la data di scadenza? Risale a 2 anni fa. Te l'ho detto, non sapevo che fossero lì. Facciamo prima a buttare via la scatola. Sì, metto il coperchio e butto via, capitolo chiuso, d'accordo? Sì. Ecco fatto. Mi sono spaventata molto, sembrava uno di quei film dell'orrore, davvero. Ho trovato del cibo lasciato in un angolo a marcire. Questo non si fa. Adesso Andy vuole mettere le mani nel forno a microonde di Ailey, che non viene pulito da quasi 16 anni. Ti faccio vedere. Scusa, devo sdraiarmi. Va bene. Dopo un paio d'ore di pulizie, Ailey sente un dolore alla schiena ed è costretta a riposare. Andy è abituato a pulire i forni a microonde e quindi è disposto a continuare da solo. È così sudicio. Devo pulirlo bene perché Ailey non vuole buttarlo. Ailey? Dimmi. Mi senti da lì? Sì. Mi dai il permesso di spruzzare il detergente nel forno e lasciarlo scrostare? Sì, certo. Grazie. Grazie a te. Stiamo procedendo lentamente. Io non mollerò, questo è sicuro, però non posso continuare da solo. Nel Regno Unito una persona su 50 soffre di un disturbo ossessivo compulsivo. Per alcuni questo si manifesta con una paura estrema dei germi che dà origine a un impulso a pulire ossessivamente. Potrei leccare il bordo. Ecco fatto! Ailey ha un disturbo ossessivo compulsivo diagnosticato nel 2007 e consuma una confezione di candeggina al giorno. L'obiettivo è rendere la sua casa più asettica possibile. Per far passare a se stessa e a altri maniaci della pulizia l'impellente bisogno di pulire, in ogni episodio Ailey farà visita a una persona come lei per capire se valga la pena di pulire così tanto. E andiamo! Oggi insieme a Ailey c'è Amanda, una malata di pulito e mamma di 2 bambini dell'Essex. Amanda passa più di 20 ore a settimana a pulire la sua casa. La prima fermata è Nottingham, dove abita un'altra mamma, Angela. Ciao! 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 Come andiamo? Angela non ha un disturbo ossessivo compulsivo, ma pulisce per 5 ore al giorno e passa l'aspirapolvere in giardino. I miei vicini penseranno che sono pazza. Loro tagliano il prato e io ci passo l'aspirapolvere invece. Questo è il mio soggiorno, ragazze. Stupendo! Questo divano è riservato agli ospiti. Noi ci sediamo su questo. Vi sedete tutti quanti lì? Sì, ma spesso mio marito rimane per terra. In giardino l'erba è sintetica, così i bambini non si sporcano e io posso passarci l'aspirapolvere. Io lo passo in veranda. Brava! Questo qui, invece, è il mio bagno. Come lo pulisci? Uso un'amica fidata alla candeggina e delle salviette. Ne spruzzo un pochino... e poi ci passo sopra con le salviette antibatteriche. Mi assicuro, ecco, di strofinare bene. Angela pulisce così la sua vasca ogni giorno. Sono molto curiosa di scoprire il valore del sì? test. Allora prelevo un campione. Per rilevare il grado di pulizia della vasca, Ailey preleva un campione e misura la quantità di batteri con un apparecchio apposito. Un valore minore di 500 indica una superficie adatta alla preparazione del cibo. 38. Oh mio Dio! Caspita! Sono sorpresa sì, dal risultato, anch'io. Davvero. Sono molto sorpresa. In questa casa siamo in 5 e lì dentro lavo anche il nostro cane. Il test mi ha fatto aprire gli occhi. Non c'è bisogno di avere un'ossessione così eccessiva per tenere pulito. Tra poco, Ailey e Angela andranno a fare lo stesso test a casa di Amanda. Faccio il bagno ai miei figli col disinfettante. Cosa?
Nel Dorset è il primo giorno di pulizie. Charlie è un architetto paesaggista che passa 2 ore al giorno a pulire la sua casa e ora è in programma di sgombrare 3 stanze in casa di Antoinette. 2 camere da letto e la sala da pranzo. Vieni pure, Charlie. Grazie. Fatti hai dei strada. Cani adorabili, sai. Ciao, piccoli. Accuccia, accuccia. Che carini. Charlie vuole iniziare le pulizie partendo dalla sala da pranzo di Antoinette. Ok. Ci sono alcune cose che voglio tenere. Sì. Erano del mio defunto marito. Quando è venuto a mancare? Nel mese di novembre del 2011, quasi 3 anni. Troverò un posto sicuro dove conservarle. Beh, era un bel ragazzo. Lì era giovane. Certo. Pronta? Diamine, non ho le forze per tirare come te. Vediamo, sono tanti vestiti. Quello lì non l'ho mai indossato. E allora si vende? Va bene. Poi? Antoinette passa intere giornate a comprare vestiti griffati su internet. Su questo qui c'è ancora l'etichetta, quindi puoi vendere anche questo. Non credi che la tua sia diventata un po' un'ossessione? Forse sì. Già. Nota l'enfasi che ho dato alla parola forse. Hai mai pensato a quanto hai speso in totale per tutti i vestiti che non hai mai indossato? Solo per quelli? Direi che arriviamo facilmente a 15.000 sterline. Caspita. La mania degli acquisti di Antoinette è talmente esagerata che lei non riesce ad arrivare al suo armadio da più di 1 anno e mezzo. Secondo te com'è nata questa specie di passione per lo shopping di articoli costosi? È cominciato tutto quando Tony è venuto a mancare. Ci sono persone che mangiano per consolarsi. È una consolazione. Faccio shopping. Questo era il giubbotto di Tony e dimostra quanto sono sciocca. Un giorno mi sono accorta che andava lavato perché era pieno di polvere che aveva accumulato stando in barca, ma non sono riuscita a farlo perché ha il suo profumo. Accanto al giubbotto di Tony, tutta l'altra roba che hai perde di valore, no? Forse sì. Perché ce n'è troppa. Sì. Devi conservare ciò che ha un significato. Ce l'ha per me. Ho anche la 24 ore di Tony lì. All'interno c'è un biglietto che gli avevo spedito. Che il nuovo anno sia prospero e ricco di gioia, con amore, Antoinette. Ci siamo conosciuti a 15 anni. Un giorno lui è andato a chiedere la mano ai miei genitori, ma purtroppo mia madre non ha acconsentito. E così abbiamo dovuto lasciarci. Dopodiché non l'ho più visto né sentito per ben 48 anni. Quindi... scusa. No, tranquilla. Quindi il fatto che alla fine siamo riusciti a passare del tempo insieme... Sì. Mi fa sentire molto fortunata, ma... non è durato abbastanza. Alcune delle mie brutte abitudini si sono intensificate dopo la sua morte. Tu eri in lutto, ti sentivi sola. Il tuo compagno non era più accanto a te e così ti sei detta fanculo a tutti. Sai che ti dico? Vado a fare shopping. È per questo che conservo una stupida... No, non dire così. E malconcia 24 ore. Non è stupida. La gente non dovrebbe avere così tanti pregiudizi sulle persone che accumulano cose. Non bisogna giudicarle. A Londra, l'ambizioso piano di Andy di pulire 4 stanze di casa di Hayley in soli 4 giorni si sta rivelando irrealizzabile. Pensavo di riuscire a pulire comodamente 4 stanze, ma siamo ancora a 1 stanza e mezza. In questo momento. Vorrei capire il motivo per cui Andy è così fissato per la pulizia. Insomma, è un maniaco all'ennesima potenza. Ora Andy vuole occuparsi del forno a microonde che non viene pulito dalla fine degli anni 90. C'è una puzza terribile. Ora provo a togliere un po' di questo cibo bruciato. L'unico modo è usare qualcosa di abrasivo come una spugnetta metallica. Basta passarla per togliere tutto. Ogni quanto lavi il tuo, Andy? Pulisco il mio microonde dopo ogni uso. Caspita! E adesso puliamo l'interno. Non solo lo sporco che vedi qui, ma anche quello sulla parte superiore. Ora è meglio se mi volto perché non voglio neanche sapere sì. Che cosa c'è lì sopra. Come puoi vedere... non ci vuole molto tempo, no? È vero. Che ne dici di provare tu? Vediamo che riesco a fare. Coraggio. Ricorda che non devi strofinare troppo forte. Basta farlo... delicatamente. Lo sporco sta venendo via.
Sono stupita dal risultato di questa operazione. È stata brava. Da quanto sia facile farla. È una questione di metodo. Basta essere costanti. Tu sei sempre stato fissato per le faccende di casa. Mia madre, ecco, teneva sempre la nostra casa pulita e in ordine. E io credo di aver preso da lei. Con il passare degli anni la mia è diventata sempre più, non mi piace usare la parola ossessione, è diventato sempre più frequente per me fare le pulizie in casa. Ti rendi conto di aver detto che le fai sempre più spesso? Sì. E di aver usato la parola ossessione, mio caro Andy? Non so perché sono così, forse lo faccio per mio figlio. Se lo sento andare in bagno per usare il gabinetto, sono certo che non farà centro e che quindi ci sarà della pipì in posti dove non deve essercene. Sì. E io devo pulire. Per me le pulizie sono come una terapia, non lo so, è così. E in più mi piace tanto farle. Credo che Andy non si renda conto di avere una certa ossessione per le pulizie. Le fa ogni santo giorno, a tutte le ore, in tutta la sua casa. Chi altro farebbe una cosa del genere? Solo un maniaco. Il cassonetto sta iniziando a riempirsi. E Andy, che pulisce il bagno di casa sua dopo ogni uso, vuole che Ailey affronti il suo. Non viene pulito da 5 anni. Vado così, a secco? Esatto, piano piano, coraggio. Strofina qui sotto. Guarda, vedi che lo sporco viene via? Sì. Brava, stai andando bene. Non ti scoraggiare, devi avere pazienza. Ci vuole tempo per pulire. Lo so, l'ho capito. Sta venendo via. Sì. Ora ti resta da pulire soltanto questa parte. Sì. Quella più schifosa. Tra 2 minuti il tuo gabinetto sarà splendente. Forza, bene. Vai. Aspetta, no. Su, coraggio. Andiamo. Fa proprio schifo. Ci sei quasi. Non si toglie. Strofina. Cavolo. Ancora. Sono stata brava, dai. Guarda quanto è pulito ora. Non era poi così sporco. Tutto bene? Beh, sì. Perfetto, brava. Non credo proprio che comincerò a pulire il gabinetto come fa Andy, vale a dire ogni volta che lo utilizzo. Ora abbiamo un bagno pulito. Non dimenticartene per altri 5 anni. Nel Dorset mancano solo 2 giorni di pulizie a casa di Antoinette. Chi è l'amore della mamma? Sei tu. Charlie sta continuando a sgomberare le 3 stanze prescelte dagli acquisti compulsivi di Antoinette. Ha convinto la padrona di casa a separarsi da 6 sacchi di vestiti griffati da donare in beneficenza. Charlie è una donna minimalista che crede che il disordine porti alla confusione mentale e vuole creare un ambiente vivibile per Antoinette, il che significa buttare via molte altre cianfrusaglie. Siamo a metà dei lavori. Stiamo andando nel panico perché volevamo sgombrare 3 stanze, ma credo che non riusciremo a farne neanche 2. Bene, d'ora in poi si fa sul serio. Mi puoi passare quello? Sì. Vorrei tenerlo. Ma non c'è spazio per conservare altre Va cose. Va bene. Ok. Capito? Questa si butta. C'è il cofanetto di Downton Abbey qui. Guarda. Lo butto via io? No, non ti azzardare. Non questo, ti prego. Adoro la serie. Queste le conservo, mi servono. Non ho abbastanza lenzuola bianche. Ma ne capito? Hai tante. Forse sono okay. Le uniche. Basta sì. Che ne hai bisogno davvero. Questo piumino non è un granché. Questo non è un piumino, rimbambita. Non so che cosa sia, però sembra fatto di gomma. Non puoi buttarlo e basta. Questa invece è una sauna portatile. Senti come puzza. Stavo pensando di farle qualche domanda riguardo alla sua famiglia. Charlie è una donna veramente gentile e organizzata, il che è un bene, ma ci sono diversi tratti del suo carattere che trovo un pochino esagerati e di cui forse lei non si accorge. Charlie. Sai, Charlie, mi ricordi mia madre. Davvero? Sì. Perché? Beh, faceva delle cose che forse fai anche tu. Nella credenza segnava con la matita il posto dove andavano le cose. A te capita di sprimacciare i cuscini? Certo. Lo faccio sempre, sì. Visto? Sai, Charlie, quando io ero una bambina ero piena di complessi e mi sentivo inferiore. Sì. Perché quando mia madre faceva le pulizie, lei rifiutava sempre il mio aiuto. Perché non ero brava come lei. Mm. Io le volevo bene, ma mi faceva sentire a disagio. Non è una bella cosa. Quando ho partorito ho deciso di modificare alcuni aspetti della mia vita. Certo. Infatti mia figlia riceve tanto amore e tanti abbracci. Bene. La tengo sempre accanto a me.
È vero, io ho un'ossessione, ma lei può mettere in disordine quanto vuole. Vernicio i pavimenti per questo. Lasciami dire però che questa cosa dei pavimenti forse mi sembra un po' eccessiva, sai. Ho la vaga sensazione che Charlie voglia dimostrare di essere perfetta. Lei mira continuamente alla perfezione, ma non ne ha bisogno. Come madre sono pienamente consapevole del fatto che non posso trasmettere a mia figlia le mie nevrosi o le mie abitudini e che un bambino deve ricevere sempre amore e in più deve rendersene conto. È vero, sono fissata, ma questo non fa di me un tiranno. Toglimi una curiosità, Charlie. Dimmi, perché sei venuta qui ad aiutarmi? Perché mi piace da morire mettere tutto a posto. Una persona in buona salute entra in contatto con milioni di germi ogni giorno senza ammalarsi. Ma una affetta da disturbi ossessivo-compulsivi può essere terrorizzata dai batteri. L'ansia può dare origine a un irrefrenabile impulso a pulire e a comportamenti rituali. Angela ha superato il test. Il risultato della vasca è 38. E adesso è il turno di Amanda. Lei non ha un disturbo ossessivo-compulsivo, ma lava i vetri delle sue finestre 2 volte al giorno. Ho licenziato i lavavetri della mia azienda. Non si liberavano dei germi. Ciao! Ciao! Coraggio, entrate! Dobbiamo toglierci le scarpe? Tenetele pure. D'accordo, grazie. Questo è il mio bagno. È veramente pulito, complimenti. Sapete, ho un problema molto serio con i gabinetti. La puzza, i germi e lo sporco mi danno fastidio. Quindi è la cosa che ritengo più importante tenere pulita. Certo. Allora, guardate, nella vasca metto un po' di candeggina pura intorno al bordo. Poi prendo una delle mie salviette detergenti e strofino tutte le superfici per bene. Ogni sera Amanda passa la candeggina pura e la lascia agire per tutta la notte. Dopodiché utilizzo il mio inseparabile spray disinfettante. Faccio il bagno ai miei figli col disinfettante. Cosa? E quando lavo i capelli a mia figlia, lo diluisco nell'acqua così non le vengono i pidocchi. Facciamo il test? Un valore minore di 500 indica che ci si potrebbe mangiare sopra. Angela ha avuto 38. Allora, il risultato della vasca è 0. Sì! Bene, sono molto soddisfatta. Brava. Posso fare il bagno tranquilla? A Londra, Andy ha già riordinato 2 stanze, ma gli resta solamente un giorno per sgombrare camera da letto e salotto, che non vengono puliti da 8 anni. Vorrei avere una bacchetta magica e far scomparire tutto questo disordine. Vorrei che tutto fosse splendente senza che io debba mettermi a pulire. Ciao, Andy. Come andiamo? L'unica cosa che possiamo fare per portare a termine lo sgombero è, ecco, mettere in un sacco tutta la roba che crea confusione qui dentro. Sì. Così possiamo tirarla fuori di qui. Dove metterai i vestiti? Ti dirò, non è un problema per me infilarli tutti in un sacco e lasciarli in soggiorno per il momento. Se spostiamo tutto in soggiorno, vuol dire che lì non potremo più metterci mano. Ok, allora. Questo è lo spazio su cui lavorare. Sì. Osservalo bene. Sì. Vai in camera da letto. Mm-hmm. E prenditi un paio di minuti per capire se quella roba può entrare qui. La mia priorità è la camera da letto. Ma dove metti quella roba? Ailey, ascolta, è proprio questo che sto cercando di farti capire adesso. Comunque non sono stupida. So bene che c'è un problema. Non ce la faccio più e non sono dell'umore di fare tutto questo. Sì, ma scappare dal problema non ti aiuterà a risolverlo. Sì, ma tu non fai che trattarmi da imbecille e ora ne ho le scatole piene. Io ho trovato una soluzione, tu ne hai un'altra in mente? Devi buttare altra roba, o la butti via o non cambierà niente in questa casa. Guarda, è la che ne ho già realtà, buttate tantissime di cose e ho anche riempito 2 sacchi da dare in non beneficenza. Bastano. No, lo so che non bastano, ma che devo fare? Buttare i vestiti che uso? Perché non butti questa roba? Guardati intorno, guarda in che stato è la tua casa. Dimmi, Andy, che cos'altro dovrei buttare via?
pulirla, quegli scatoloni. Non c'è altro? Quindi è normale vivere così? No. Sono venuto qui per insegnarti come pulire la casa e semplificarti la vita. Ma tu non fai che renderla complicata. Come? Conservando tutta questa immondizia. Prima o poi lo spazio finirà, Ailey. Sì. Io ti ho avvertito. Non abbiamo risolto il nostro problema. L'abbiamo solamente spostato da una stanza all'altra. Butterà mai queste cose? E chi lo sa? A Londra è l'ultimo giorno di pulizie. Il cassonetto è stato finalmente riempito. Ma per Andy c'è ancora qualche faccenda da sbrigare in casa di Ailey. Ciao. Ciao, ho portato dei contenitori. Andy voleva sgombrare 4 stanze in 4 giorni, ma Ailey si è rifiutata di sbarazzarsi degli oggetti che aveva in camera e gli scatoloni di cianfrusaglie sono finiti in soggiorno, lasciando solo 3 stanze sgombre. Nonostante questo, Andy ha chiamato un falegname per sistemare una volta per tutte il letto di Ailey e prima dell'arrivo della sua amica vuole darle un ultimo consiglio di pulizia. Abbiamo già pulito il microonde, ma per far sì che abbia un buon profumo, prendi un limone. Sì. E lo metti nel forno a microonde per circa 30 secondi. Durante la cottura il limone sprigiona tutti gli oli essenziali che danno un buon odore al forno e lo sgrassano in maniera naturale. Ha funzionato! Verity conosce Ailey da ben 18 anni, ma raramente entra in casa sua. Ciao Verity, come va? Ciao, tutto bene. Lui è Andy, il ragazzo che Ciao, mi ha Verity. Aiutato. Ciao, come va? Bene, grazie, piacere. Vieni. 4 giorni fa la cucina di Ailey era coperta da uno strato di grasso. Ora, dopo quasi 10 anni di abbandono, la stanza ha ricevuto per la prima volta una pulizia approfondita. Wow! Hai una cucina! Già! I ripiani sono sgombri e puliti e ci si può cucinare sopra. È innegabile che sia meglio così. Ora è veramente bella, sì, che dire. Beh, non ci credo. Prima dell'arrivo di Andy, il bagno di Ailey non veniva pulito da ben 5 anni. Ma dopo uno scopino e 2 confezioni di candeggina, è in grado di soddisfare tutti gli standard di pulizia di Andy. Caspita, che bel bagno. Ti ringrazio. Il gabinetto è come nuovo, adesso è bello pulito. È splendente. Già, e sarà sempre così d'ora in poi. La camera da letto di Ailey somigliava a una discarica. Era piena di cerpame e le lenzuola non venivano cambiate da almeno 3 mesi. Quel che è peggio, il letto era rotto e poggiava su pile di libri. Adesso le lenzuola sono pulite e lo spazio è sgombro. È una camera di cui Ailey può certamente andare fiera. Il mio boudoir. Wow! Che posso dire? Mi sembra molto diversa. Sì. E che mi dici della struttura del letto? Il letto... Sì, ma adesso... Poggiava sui libri? È stato riparato. Allora, sei contenta? Certamente sono entusiasta. Adesso... È tutto così bello. Caro Andy. Carissima Ailey, mi raccomando, tieni in ordine. Buona fortuna e auguri per il futuro. Ti ringrazio di cuore, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Figurati. È stato molto strano perché mi sono quasi commossa quando ho salutato Andy. Grazie di tutto, non c'è di ci che. Vediamo. A presto. Ormai credo di aver cambiato atteggiamento nei confronti della pulizia perché ho visto il risultato e... Mi piace. Grazie ancora. Ci vediamo. Ciao, Andy. Ho capito che non devo essere troppo ossessionato. Quando vedrò la mia casa in disordine, mi ricorderò di quello che ho visto qui. Ora torno dalla mia famiglia. Mi sento più calmo riguardo a mio figlio e al disordine che crea. Ma io amo la mia casa e adoro pulire, quindi non credo proprio che cambierò. Nel Dorset, Antoinette è riuscita a riempire 2 furgoni in 4 giorni con le sue cianfrusaglie. Il tempo e lo spazio sono finiti e non è stato possibile sgombrare 3 stanze come previsto. Ma prima che arrivi la sua amica Evelyn a vedere come sono andate le pulizie, Charlie e Antoinette hanno qualche ultimo ritocco da dare alla casa. È raro che Antoinette abbia ospiti perché non sa dove farli accomodare.
Ciao! Ciao, Evelyn, come va? Piacere. Ti voglio presentare la mia amica Charlie. Ciao, Charlie. Molto piacere. Immagino che sarete stanche. Sì, molto. Forza, entriamo. Okay. Quattro giorni fa Charlie doveva arrampicarsi oppure strisciare per muoversi in casa di Antoinette. La sala da pranzo somigliava a un garage. Era occupata da 15.000 sterline di vestiti firmati e mai indossati, oltre che da infiniti scatoloni. Ma dopo 8 lunghe ore di pulizie, è diventata il luogo più adatto per una cena tra amici. Caspita! Adesso riesco a vedere il tavolo e le tue splendide sedie. Tutto lo spazio è sfruttato al meglio. Complimenti. Per caso affitti una stanza? Potrei venirci io. Al piano di sopra, il ballatoio di Antoinette era pericolosamente ingombrato da mucchi di vestiti e lenzuola, ma ora Charlie ne ha ricavato uno spazio dove muoversi in tutta sicurezza. Accidenti, non sapevo che avessi una ringhiera così bella. Sembra un legno molto pregiato. Una delle stanze al piano superiore era intasata dagli scatoloni e Antoinette non poteva entrarci. Ora ha una camera da letto tutta nuova in cui può riposare e rilassarsi. È stupenda. La stanza è piccola, ma Charlie ha saputo renderla spaziosa. Ho messo la 24 ore di Tony in un angolo, così non te la perdi di nuovo tra i mucchi di roba. Hai fatto bene. Sono veramente contenta di questa stanza. È meravigliosa e speciale. Charlie mi ha fatto capire che l'importante non è avere tante cose, ma rendere speciale quello che si ha. Ecco fatto. Ti ringrazio moltissimo. Charlie. Non fare così. Usa questa esperienza come spinta a mettere tutto in ordine. Non ce l'avrei fatta da sola. Ma l'importante è che ce l'hai fatta, giusto? Mi prometti una cosa però? Sì. Apprezzati di più. Sei una brava ragazza. Ti ringrazio. Capito? Sì. Buon viaggio. Grazie mille. Ci sentiamo, ok? Charlie ha fatto tanto per aiutarmi a cambiare la mia vita. Forse però non sono riuscita a darle in cambio quello di cui aveva bisogno. Stammi bene, Antoinette. Sono una persona riservata. Quando provo un'emozione preferisco tenerla per me. Ciao! Quando sarò di nuovo a casa non credo che cambierò le mie abitudini perché quando tutto è in ordine io sto bene. Antoinette ha iniziato a sgombrare il resto della casa e non ha ancora comprato nuovi vestiti, per ora. Charlie continua a verniciare il pavimento due volte al giorno e è rimasta in contatto con Antoinette. Hayley tiene puliti il gabinetto e il microonde e ha sgombrato il soggiorno dagli scatoloni. Andy continua a pagare il figlio per pulire, ma spazzola il cortile solo una volta a settimana. Nei prossimi episodi... Che cos'è? Quella lì è una pinza per la castrazione dei montoni. Bene. E questo è il mio ufficio. Sento tutto un prurito. Oddio, Vicky. Non ho scelto io di vivere così. Beh, non l'ha scelto nessun altro. Ciuf ciuf. Sento di averlo deluso. Questo lo metto qui.